Il nome dell'Aquila e l'Abruzzo in Arabia Saudita. Dal 1 gennaio al 14 febbraio, con il sostegno dell'assessorato allo sport della regione Abruzzo, i fratelli Tito e Silvio Totani, imprenditori aquilani con la passione da sempre per i motori, parteciperanno alla Dakar 2022, la più celebre gara di rally che si terrà in Arabia Saudita. L'equipaggio è uno dei pochissimi italiani iscritti nella categoria T1 quattro ruote motrici e i Totani hanno alle loro spalle il successo della Dakar 2012 in Sud America, quando furono gli unici italiani a tagliare il traguardo della complicata gara che li vide affrontare i picchi andini del Cile fino alle spiagge oceaniche del Perù. L'equipaggio che parteciperà alla Dakar, unico equipaggio abruzzese, è stato presentato in un evento a Palazzo dell'Emiciclo, dove davanti al colonnato è stata mostrata un'automobile analoga a quella che parteciperà alla gara, perché quella vera è già stata imbarcata per raggiungere la penisola arabica. La macchina è una Nissan Patrol e porterà sulla sua carrozzeria il simbolo e i colori della regione Abruzzo. Una gara lunga e complessa che presuppone anche un'adeguata preparazione fisica, perché si sta in macchina molte ore al giorno. La regione ha deciso di sostenere l'impresa tutta aquilana dei fratelli Totani, che portano alto il nome dell'Abruzzo in una delle competizioni più importanti al mondo. Le Dakar sono tutte una diversa dall'altra, le esperienze passate diciamo insegnano qualcosa, ma comunque sono gare molto lunghe, molto complicate, bisogna sempre improvvisare. Questa in terra d'Arabia francamente è un po' una novità per tutti, perché diciamo si è cambiato completamente continente e scenario, e quindi la sabbia sarà sempre tanta, però le difficoltà sicuramente saranno le stesse, quindi bisognerà molto cercare di interpretare il ritmo della gara. È la gara più lunga del mondo, che dura ben 15 giorni, 8.500 km circa, quindi la durata dice già la sua. Ogni giorno noi siamo in macchina dalle 10 alle 15 ore, ogni giorno si fanno di media dai 600 800 km, quindi è chiaro che può capitare di tutto. Noi cercheremo di non far capitare nulla e di arrivare sempre tutte le sere in fondo. L'unico equipaggio abruzzese è quello dei fratelli Totani, è un'emozione per me da assessore regionale, anche perché non l'ho mai nascosto, mi lega a loro un rapporto anche di parentela. Sono delle persone eccezionali che hanno costruito un impero dal punto di vista automobilistico, nell'ambito in particolar modo dei fuoristrada, e che già nel 2012 erano stati a Parigi-Dakar.